Allora, primo step, accendiamo la ciminiera, prendiamo il nostro sacco di bricchette e andiamo a girare dentro la ciminiera. Perfetto, facciamo una ciminiera piena. Prendiamo diavolina Weber, questa è quella ecologica in particolare, e la andiamo a posizionare sopra al supporto anche per accendere le ciminiere. Il supporto è molto importante perché ci permette di non rovinare le superfici sottostanti, come in questo caso ad esempio il prato, o ma potreste anche un pavimento, un gresso o qualsiasi altra cosa. Prendiamo la ciminiera e la appoggiamo sopra e attendiamo che le bricchette in superficie cominciano a diventare bianche. A quel punto la ciminiera sarà perfettamente accesa. Allora, partiamo con l'elenco di tutti gli ingredienti che abbiamo bisogno. Materia prima, ali di pollo. Poi avremo bisogno di preparare il condimento per le ali di pollo, ossia ketchup, salsa Worcester, tabasco, aceto di mele, paprika dolce, pepe, cipolla in polvere, senape, zucchero di canna e un po' di aglio in polvere. Allora, gli ingredienti per la nostra ricetta sono 8 alette di pollo, 4 cucchiai di ketchup, 2 cucchiai di aceto balsamico e 2 cucchiai di zucchero di canna. Poi un cucchiaio di aglio in polvere, un cucchiaio di cipolla in polvere sempre e un cucchiaio di sale. Aggiungeremo poi 4 cucchiai di salsa Worcester, 2 cucchiai di senape, 2 cucchiai di paprika dolce, un cucchiaino di pepe nero insieme a un cucchiaio di tabasco. Amalgameremo tutto il composto insieme e lo mettiamo da parte per poi preparare le nostre alette. Allora, vediamo subito come preparare le nostre alette. Andiamo subito a accendere il nostro bruciatore per andare a bruciare le piume superflue. Perfetto. Dopodiché, una veloce pulita, andiamo a sporzionare. Dovremo rimuovere la parte della punta che non ci servirà e dividere le due parti restanti. Quindi, sulla cartilagine, via. Cartilagine. Queste parti le andremo a mettere nel nostro preparato di prima. Ora andiamo ad unire tutte le nostre alette e amalgamiamo il tutto. Lasciamo il tutto riposare almeno un'oretta. Ciminiera pronta, andiamo a disporre il carbone da un lato, quindi a cottura in diretta. Andiamo in griglia e posizioniamo le nostre alette in cottura in diretta, ossia carbone da una parte, carne dall'altra. Chiudiamo, apriamo e andiamo a controllare le nostre alette. Prendiamo il termometro dalla parte della polpa senza toccare l'osso (66-67). Ok, 68, ci siamo. Dobbiamo arrivare ai nostri 75 gradi al cuore, quindi ci prepariamo per l'ultima fase, la cottura diretta, sulla quale prenderemo gli ultimi gradi. Una volta le prendiamo e le spostiamo in diretta. Perfetto, le abbiamo ora spostate di nuovo in diretta, perché ovviamente in cottura diretta tendono facilmente a bruciarsi, e ora sono pronte per l'assaggio.
La cottura è finita e siamo arrivati alla parte più interessante di tutta la preparazione, quella dell'assaggio. Provare per credere.